Abbiamo fin qui parlato di vacanze, ma questo è il primo fine settimana di vacanze, appunto, che molti passeranno alle prese con lo sciopero dei treni indetto dai sindacati CUB Trasporti, SGB e USB Lavoro Privato. A incrociare le braccia sono i lavoratori di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Iper e Trenord. Lo sciopero nazionale, quindi nel trasporto ferroviario, andrà avanti anche oggi, fino alle 21 di questa sera, nel primo grande esodo estivo. Nessuna fascia di garanzia prevista. I sindacati protestano per chiedere allo Stato garanzie in materia di sicurezza, alla luce anche degli ultimi e recenti incidenti. Tra le richieste della protesta, come spiega Davide Leoni di CUB Trasporti, un contratto unificato che metta ordine e unifichi appunto il trattamento contrattuale tra le centinaia di aziende del settore. In questo fine settimana di sciopero si attendono cancellazioni, ritardi e modifiche al percorso dei treni anche a lunga percorrenza. Saranno garantiti comunque alcuni servizi minimi. Trenitalia suggerisce attenzione ai vari comunicati nelle stazioni e online. Essendo lo sciopero indetto nel fine settimana, non esistono fasce di garanzie come invece avviene dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 per gli scioperi indetti dal lunedì al sabato per non penalizzare studenti e lavoratori pendolari. Nel caso di soppressione del treno prenotato sarà comunque possibile riprogrammare il viaggio oppure chiedere un rimborso in presenza di determinate condizioni. Collegandosi al sito di Trenitalia sarà anche possibile conoscere l'elenco dei treni regionali garantiti. Per informazioni dettagliate è possibile chiamare i numeri dedicati segnalati anche sul nostro sito internet www. Abbiamo appunto preso e letto la notizia che vi abbiamo dato in questo momento.